Allora, senatore, benvenuto. Abbiamo fatto una bella e credo, non tocca a me dirlo, perché il giudizio del pubblico, ma comunque un'interessante chiacchierata col professore Valditara e col professor Amadori, che insomma ci introducono un po' nell'attualità. Noi si diceva, e mi piacerebbe sottoporla anche a lei questa domanda di cui abbiamo parlato col professor Valditara. Non che senso ha, il senso è chiaro, ma questo libro si rivolge al futuro, no? Immagina il futuro, intravede il futuro, vuole trovare una strada per percorrere questo futuro, ma le risposte che il paese ha bisogno, le ha bisogno oggi, domani, non può aspettare che queste ricette vengano portate a compimento. E quindi la difficoltà di far politica oggi in un tempo in cui si passa da un'emergenza all'altra, tra l'altro completamente diverse, quindi bisogna cambiare agende, prospettive, progetti. Innanzitutto grazie Alessandro, grazie a Beppe, grazie all'altro Alessandro. Fatemi dire che il 10 settembre, con una bella giornata, con le prove del Gran Premio di Formula 1, strariempire la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele il sabato pomeriggio, grazie a voi, perché è una roba assolutamente... notevole. Quindi oggi, direttore, cerco di unire varie Milano. Beh, ma sono qui perché il professor Valditara. No, per te. Soprattutto per te. Le signore sono qui perché il professor Valditara. Oggi ero fino a poco fa in Viale Padova, più di 300 persone alla bocciofila in quella che una volta era un borgo, Viale Padova, Viale Monza, Piazzale Loreto. Adesso è purtroppo, ahimè, alle cronache peraltro, però 300 persone alla bocciofila in Viale Padova, adesso arriviamo nel salotto a parlare di cultura, di futuro, di lavoro, di modernità. E poi vado a Pavia e poi stasera torno a Cinisello Balsamo, quindi stamattina ero a Palermo per non annoiarmi, quindi vediamo di unire presente e futuro. Perché questo libro è importante? Perché si vota il 25, fra 15 dì. Cosa succede? Che vinciamo, con tutta la prudenza e la scaramanzia del caso. Il problema non è vincere il 25 settembre, che è sicuramente importante, è rilevante, quindi il vostro contributo in questi 15 giorni sarà fondamentale. Il problema sono i prossimi 10 anni. Appunto. Perché ad esempio in questo libro, scelgo 4 righe di questo libro, devo mettere gli occhiali ormai, ho una certa età, perché è una domanda che mi hanno fatto i giornalisti, che è uno dei temi su cui, non dico noi siamo migliori, però il 25 settembre c'è un referendum, non sono solo elezioni, il candidato del collegio, Borelli, Valditara, Cantù, Salvini, l'uninominale a Palermo città piuttosto che a Treviso provincia. Sono due modi di intendere il mondo, la vita, perché su alcune cose noi la vediamo in maniera completamente diversa. Energia, sviluppo, modernità, tutela dell'ambiente. 4 righe leggo e le dedico a Letta, Conte e a Di Maio, perché chi sceglie la Lega fa una scelta di vita, di futuro, soprattutto parlando dal cuore di Milano. Pagina 197. Poi il libro cosa costa questo? 18,90 euro. Oggi in via del tutto eccezionale, perché qua non sono 18,90 euro, ma sono 50 euro la copia da regalare all'amico vicino di casa di sinistra, con dedica. 4 righe, pagina 197, che non lo sapevo neanch'io. Voi sapete qual è la forma
vista energetico, il no al nucleare lo lascio a Letta, a Renzi, a Conte e a Di Maio. Io dico sì al nucleare. L'Italia ha bisogno del nucleare per essere indipendente, libera. Voi mi dite ovviamente, se io comincio, noi vinciamo, primo Consiglio dei Ministri, l'Italia ritorna nel futuro e quindi riaggiorniamo i piani per tornare al nucleare, peraltro ci sono 55 reattori in costruzione in questo momento nel mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, la Corea, la Francia, la Romania, la Russia, ovunque costruiscono nucleare, tranne qua, perché noi abbiamo il no TAP, il no TRIM, il no gas, il no all'alta velocità, il no alla bassa velocità, eccetera, eccetera, eccetera. Se io comincio oggi, però il primo megawatt ce l'ho fra 7 anni, questo vale per i rigassificatori, ce l'ho l'anno prossimo, i termolarizzatori ce l'ho fra 2 anni. Oggi pomeriggio, sabato 10 settembre, l'emergenza drammatica per me, per altri colleghi di altri partiti evidentemente meno drammatico, o sono sciocco io o capiscono di meno loro, l'emergenza nazionale alla pari del Covid. Il Covid ha fatto strage di vite, noi rischiamo una strage di posti di lavoro. L'emergenza nazionale da affrontare adesso, come dice la nuova premier britannica, con audacia e velocità, è l'emergenza delle bollette della luce e del gas. Perché noi possiamo parlare di tutto giusto, riforme della giustizia, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, riforme alla Costituzione, applicazione dell'autonomia, che è un sacrosanto diritto che non toglie niente a nessuno ma premia chi spende meno e spende meglio, tutte cose importanti, la pace fiscale, l'estensione della flat tax, l'azzeramento della legge Fornero, l'avvio di quota 41, lo stop al numero chiuso di medicina, il libero accesso come in Francia, tutto giusto. Il problema è che noi fra un mese rischiamo di avere 1 milione di disoccupati in più. Ecco, senatore, rispetto a questo, le confesso che nemmeno io ci ho capito nulla e che pure per mestiere dovrei riuscire a capirlo, ma non riesco a capirlo, figuriamoci, immagino la gente. Noi ogni giorno sentiamo parlare tetto all'energia, al costo dell'energia, no? Spacchettamento della bolletta, tra cosa, no? Tassazione dei redditi, delle plusvalenze, tutto delle parole tra l'altro complicatissime che l'ETS, l'ETF, la borsa di Amsterdam. Ecco, in maniera sintetica, lei il 25, te lo auguro, 25, 26, 27 sarà il governo, che cosa si può fare davvero, e o meno qual sarà la proposta che la Lega porterà? Quello che hanno già fatto tutti gli altri paesi europei, cioè in attesa dell'intervento di Bruxelles, che però doveva intervenire questa settimana e ha detto se non c'è d'accordo ne riparliamo a ottobre, con calma, tanto non c'è fretta, quindi ne riparliamo fra un mese, in attesa dello scudo europeo e dell'intervento europeo, in attesa della riforma del mercato delle emissioni, in attesa della riforma e dello sdoppiamento fra energie rinnovabili, energie prodotte da gas e i titoli di Amsterdam, in attesa gli altri paesi non hanno atteso. La Francia di Macron, non penso sia né salvinista né putiniano, è Macron, ha bloccato l'aumento del 4%. La Germania ha appena messo 65 miliardi per aiutare famiglie e imprese. Il Regno Unito, a cui facciamo cenno, nella settimana più drammatica, la morte della regina, Re Carlo, funerale di Stato, nella settimana più drammatica per il Regno, hanno messo sul tavolo 165 miliardi di euro, tradotto per voi, le bollette per le famiglie a Londra, alzi la mano chi ha la bolletta raddoppiata qua dentro. Io. Chi ce l'ha triplicata? Ah, bene, allora sì. Se va bene doppia, se va male tripla, stamattina a Palermo complicata. Però se va benissimo 2,5 volte. Le famiglie a Londra per iniziativa del governo, non degli alieni, non dei russi, non dell'Europa, non di Salvini, per iniziativa del governo britannico, per 2 anni
le utenze private possono pagare al massimo 2.500 sterline all'anno e le imprese hanno i costi energia bloccati per 6 mesi. Quindi, in attesa dell'Europa, delle riforme del nucleare, degli rigassificatori, dei termovalorizzatori, dello sdoppiamento, dello scorporo, della rava e della fava, della fine della guerra... La Spagna si era già mossa. La Spagna si è già mossa, il Portogallo si è già mosso, la Grecia si è già mossa. In Croazia ho parlato con un imprenditore, un grande imprenditore italiano, che ha azienda in Italia, in Croazia mi fa: sai perché io rischio di chiudere in Italia e tenere aperto in Croazia? Perché lì il conto energia è fermo fino al 2024. Cioè lì se ne riparlerà nel 2024. Ecco, ma perché noi stiamo, io ti do la mia spiegazione, perché noi stiamo faticosamente come Lega, unici, a volte mi sembro, sai come quando vai in battaglia e dici, io sono convinto che oggi sia sabato, e tu fai la galleria dicendo oggi è sabato, e sei circondato da persone che ti dicono no guarda che è mercoledì, io sono convinto che sia sabato, però arrivi alla fine della galleria, hai fatto 100 metri, sei uno che dice che è sabato, tutti gli altri giornalisti, sondaggisti, economisti ti dicono che è mercoledì, allora arrivi alla fine e dici, oh vuoi vedere che magari è mercoledì, magari sbaglio. No, io sono convinto che sia sabato e abbiamo alle porte una strage. Ieri ero a Confcommercio e a CNA, ho sentito Coltiretti, Confesercenti, Confartigianato, rischiamo fra il 1 milione e i 3 milioni di posti di lavoro nell'arco delle prossime settimane, non dei prossimi mesi. Quindi noi rischiamo di vincere le elezioni e di pagare 1 milione di disoccupazioni o cassa integrazione. Per questo che io dico, è meglio fare 30 miliardi di debito adesso, professor Sapelli, con cui diedi storia economica, la statale, 30 mi diede distrattamente evidentemente, però ha detto debito buono, nel senso che è meglio mettere 30 miliardi sul tavolo oggi per salvare le fabbriche e la produzione in Italia che non fare gli equilibrati e prudenti che a Bruxelles fanno bella figura e poi mettere 100 miliardi a Capodanno per pagare milioni di disoccupati di cassa integrati. Cioè, stiamo parlando dello scostamento del bilancio, cioè sì, termini tecnici, chiamano scostamento del bilancio. 30 miliardi in più di quello e che fra fatto. Quelli che dicono no, ci sono magari qualcuno nel centrodestra che dice no per prudenza, secondo me sbagliando, perché sottovaluta clamorosamente la dimensione della valanga. Perché qualcuno pensa che sia una pallina di neve. Chi ama la montagna sa che se senti il rumore da lontano e dici è solo una pallina, non c'è problema, poi il problema te lo trovi in testa. Quindi qualcuno magari sta sottovalutando la dimensione del problema che è epocale. Il Covid è stata una strage di vite e ringrazio e lo invito a venire qua davanti a Attilio Fontana, che è là. Bravo! Non t'avevo visto, Attilio. Fate un applauso a un governatore che ha dimostrato di avere le palle e non si è mai arreso, anche nei momenti più difficili. Secondo me, signora, un secondo. No, signora, io non la voglio fermare, vorrei finire il mio discorso. Signora, posso finire? Non amministra bene. Il comune di Milano non amministra bene i soldi, lo diremo a Sala. Vabbè, va bene. Daremo adesso il suo messaggio a Sala, signora. Detto questo, perfetto. Stavo dicendo, no, ma lo sfogo di Sala è lo sfogo. Io penso che mettere una roba al volo, poi torno. La signora ha diritto a dire i soldi che la regione dà al comune vengono spesi male, perfetto. Io da milanese posso dire che secondo me è profondamente razzista, iniquo, classista, proibire di venire a lavorare a Milano dal 1° ottobre a chi ha un'auto Euro 4, Euro 5 diesel e non ha i quattrini per comprarsi la Tesla, nella capitale del lavoro. Sì, tra l'altro parliamo non di macchine di 30 anni fa. Non stiamo parlando della Fiat 128 di mio nonno che scaricava i funghetti dal tubo di scappamento, stiamo parlando dell'Euro 4 e Euro 5 diesel. Euro 5 parliamo di 3-4 anni fa. Posso dire che la città del lavoro merita rispetto per chi lavora e se uno a Cinisello, a Bollate, a Sesto, a Saronno o a Pavia non hai 40.000 euro per farsi l'auto ibrida o nuova e a questo benedetto, maledetto Euro 4, Euro 5 diesel, se lo lasci a piedi non aiuti l'ambiente, getti nella disperazione migliaia di famiglie.
è una vergogna, è un atto razzista, classista e iniquo, perché la capitale del lavoro ha bisogno di gente che lavora. Perdonatemi lo sfogo. Stavo dicendo che forse qualcuno sottovaluta e dice no, Salvini esagera, ma poi venendo qua la CGA di Mestre, sì, oggi l'ufficio studi degli artigiani, ha detto bisogna intervenire subito, e sapete che cifra ha chiesto? 30 miliardi. Sì. Io lo vado chiedendo da un mese e mi danno del pirla. 30 miliardi, numeri all'otto. 30 miliardi sono anche pochi, eh. La stima della Luis chiede 60 miliardi. Il mondo imprenditoriale solo al nord chiede 41 miliardi. Io dico 30 miliardi tamponiamo l'emergenza. Quindi secondo me, da parte di alcuni amici del centrodestra con cui governeremo insieme, forse non c'è l'esatta percezione della dimensione della catastrofe a cui rischiamo di andare incontro. E magari per essere, per apparire più educati, dicono ci vuole prudenza. Ma se tu mandi alla chiusura 40.000 stalle e 100.000 negozi, la prudenza è male investita. A sinistra io non vorrei che ci fosse un altro ragionamento ancora più grave, direttore, non la sottovalutazione, perché i sindaci del PD hanno lo stesso problema dei sindaci della Lega. Se aumenta la bolletta, o aumento le tariffe per gli anziani nella casa di riposo, o aumento il costo dei pasti per i bambini alla scuola materna, le multe, o aumento le multe, o aumento i parcheggi, o aumento, quindi mi rifiuto di pensare che Letta non stia capendo che cosa sta succedendo. Sai che cosa mi sta venendo come orrido retropensiero in testa? Che siccome a sinistra hanno capito che perdo le elezioni, non vogliono fare nulla, non vogliono salvare nessuno, non vogliono spendere soldi, perché per loro da ottobre in avanti più casino e rabbia ci sarà in Italia, meglio sarà. Se è così sarebbe di una gravità eccezionale. Cioè, giocare sulla pelle dei lavoratori per alzare la tensione sociale, e poi magari facciamo una scommessa, fine ottobre, sciopero generale a Roma, perché il governo Lega e Centrodestra non sta affrontando la crisi energetica. Non vorrei che fosse così, perché giocare sulla pelle dei lavoratori sarebbe di una gravità da corte marziale. Beh, ma sono film che abbiamo già visto, purtroppo. Quindi, oggi cosa possiamo fare? Copiare gli altri, in attesa che l'Europa, pim pam pum pum, gli altri stanno mettendo soldi a debito. A parte il Regno Unito che sta mettendo soldi suoi e sta stampando soldi suoi, gli altri stanno mettendo soldi a debito. È meglio mettere 30 miliardi adesso e permettere alla gente di lavorare, alle fabbriche di produrre, perché se l'operaio va in fabbrica gli danno lo stipendio, va al supermercato, fa la spesa, mangia e paga le tasse. Se la fabbrica chiude, l'operaio resta a casa, non va a fare la spesa, lo Stato non incassa più niente, anzi, oltre ai redditi di cittadinanza che dovremo andare a rivedere, perché mi sembra che ci siano alcuni miliardi spesi in maniera assolutamente inidonea, aggiungere altri NASPI, disoccupazione e cassa integrazione sarebbe una follia. Quindi è l'Italia che vogliamo, non i miracoli. In questo libro non ci sono i miracoli. Non vengo per serietà a dire votate Salvini che il 25 poi ci penso io, e lo scudetto lo vinceranno sia il Milan che l'Inter, no, uno dei due vince, so chi, però non posso garantire agli altri identica fortuna. Però la riforma delle pensioni l'abbiamo scritta, calcolata e documentata. Ecco, mi scusi se ne interrompo, senatore, proprio questo volevo arrivare, cioè a maggior ragione che la situazione sta come l'ha appena raccontata, e che quindi servono risorse importanti per superare l'emergenza. Poi immagino, se vogliamo essere, non dico onesti, ma insomma trasparenti, è evidente che poi tutto il programma elettorale, soprattutto nella parte onerosa, certo. È vero che il programma elettorale è diluito su 5 anni, cioè non è che pronti via il giorno dopo si fa tutto il programma elettorale, però ecco, se lei dovesse dargli delle priorità al suo programma elettorale e in generale al programma elettorale del centrodestra, visto che le risorse non sono infinite e bisogna metterne molte, certo, sull'energia, quali saranno le priorità dell'agenda?
proviamo a scrivere questo film, si vota domenica 25 settembre, solo domenica, già questa è una scelta bizzarra, eh? Si è sempre votato domenica e lunedì, c'è tanta gente che la domenica è fuori per lavoro, per i figli, per i nipoti, per la cresima, non si vota il lunedì, non si capisce per quale motivo, anzi si capisce per quale motivo, ma fa niente, è inutile, si vota solo domenica alle 7.23. Facciamo che tanti milanesi vanno a votare, tanti italiani vanno a votare, la Lega vince, il centrodestra vince e siamo al governo la sera del 26. Innanzitutto si può partire dalle cose già pronte che costano zero, perché provvedimenti già pronti che non costano un euro, primo consiglio dei ministri, se ho l'onore di prendere per mano questo paese e di guidarlo, primo consiglio dei ministri, riporto all'approvazione del consiglio dei ministri e ci metto la prima firma i decreti sicurezza per riportare un po' di dignità, di controlli, chi entra, chi esce. Li abbiamo studiati, li abbiamo approvati, li abbiamo applicati, hanno funzionato, non erano documenti fatti da geni, hanno funzionato, abbiamo salvato. La cosa di cui vado più orgoglioso, e la sinistra spesso non ne parla perché ha bloccato i barchini, i barconi, ha espulso i clandestini, noi abbiamo dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo. Noi abbiamo salvato migliaia di vite, perché più gente parte, più gente muore. Io voglio un paese dove bimbi e donne e ragazzi che scappano dalla guerra non arrivano sul gommone mezzo sgonfio, fanno i documenti dall'altra parte del Mediterraneo, arrivano in aereo, da regine, da principi, a Milano. Il mio problema sono le decine di migliaia di balordi, clandestini e spacciatori che la guerra ce la portano in Viale Padova, Quartogiaro, Corvetto, Stazione Centrale, Galaratese. Quindi riapplicare i decreti sicurezza, chi ha il permesso entra, chi non ha il permesso non entra neanche nelle acque territoriali. Costo zero, risparmio che ottenemmo 1,5 miliardi di euro, perché ovviamente al di là dei problemi di sicurezza l'immigrazione senza controllo è un business. C'è gente che ci guadagna milioni e milioni di euro. Quindi ad esempio tornare a risparmiare 1,5 miliardi di euro lo userei per azzerare la Fornero e avviare quota 41, stime CGL, costo dell'applicazione di quota 41 per l'anno 2023 con l'opzione di andare in pensione, non è l'obbligo. Certo. Se tu lavori da 41 anni, ti senti bene, vuoi andare avanti a lavorare fino a 90 anni, nessuno ti impedisce di farlo. Se tu stai pagando i tuoi bollini da 41 anni, lavori in casa di riposo, a scuola, in negozio, sul trattore, in mare, in ospedale, hai la schiena spezzata, la moglie a casa, i nipotini che non ti vedono mai, goderti qualche anno di pensione dei tuoi contributi non è un privilegio, come dice la Fornero, è un sacrosanto diritto acquisito. E questa roba qua costa 1,3 miliardi. Quindi controllare i confini significa avere un po' di reati in meno e poter finanziare il primo anno di quota 41. La seconda è la flat tax, che non costa ma porta. 2021, l'anno scorso, porto dei dati, perché la politica per me è passione, è sudore, è Palermo, è Cinisello, e settimana prossima è Firenze, è Perugia, è Roma, Caserta e via dicendo. Però i numeri, se uno va al governo non può essere appassionato, sognato, numeri. Nell'anno 2021, quindi l'anno passato, le ultime stime, hanno aperto più di 500.000 di partite IVA, quindi in uno degli anni più difficili, più complicati, con il lockdown, il Covid, la paura, la tensione, e la metà di queste partite IVA, 250.000, ha aperto grazie alla flat tax, perché paga solo il 15% fino a 65.000 euro di fatturato. Primo provvedimento, alzare il tetto del fatturato per partite IVA che pagano solo il 15% a 100.000 euro, perché molti professionisti oggi dicono: sono arrivato a ottobre, ho fatturato 63.000, aspetta che mi fermo, perché se arrivo a 68 perdo tutta la fiscalità di vantaggio. Quindi io ho bisogno di un paese dove lavorare, dove produrre, dove fatturare, dove guadagnare. Non è una brutta parola. Il successo non è una brutta parola. Il merito, la ricchezza non sono brutte parole. Se uno è bravo va premiato. Mi devi dire bravo, abbiamo bisogno di gente brava. E permettimi di dire anche qua, noi abbiamo proposto, io ho proposto settimana scorsa, ma perché l'ha proposto il mondo produttivo milanese, mettiamo a Milano non un ufficio pubblico, chi se ne frega, mettiamo a Milano è la capitale italiana dei brevetti, dell'innovazione, della start-up, delle università,
del futuro. Portiamo a Milano, non spostiamo a Milano un ministero che c'è a Roma, non è che giochiamo a risico, tre ministeri qui, due là, il sottosegretario, no, scegliamo Milano per la sede di qualcosa che non c'è, che ci porta nel futuro, perché Milano da sempre è futuro, è visione, è sogno, è crescita. Un ministero che si occupi di innovazione, di digitale, di start-up, di intelligenza artificiale. Milano è quella dell'Expo, Milano è quella dei cantieri sempre aperti, Milano ha accolto tutta Italia e tutto il mondo e ha sempre premiato chi guarda più lungo. Chi ha paura che Milano diventi sede del ministero che porta l'Italia nel futuro? Io penso che sia un riconoscimento a Milano, alla Lombardia, ai nostri studenti, ai nostri ricercatori, ai nostri imprenditori. E anche qua costa zero. Vai in Brianza, prendi un po' di mobili, lo stavo dicendo, vai all'IKEA, no, lascia stare, vai in Brianza. Potremmo andare, però lavoro, pensioni, secondo me sono le priorità, e poi c'è un'altra roba che costa zero, ma lo puoi fare oggi con questo strumento tecnologico. Telefonino, gli italiani mi scelgono come Presidente del Consiglio, colpo di telefono al direttore dell'Agenzia delle Entrate, dottore, fermi oggi stesso l'invio di milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate che stanno massacrando milioni di italiani che non ce la fanno. Colpo di telefono, tre righe di decreto. Il magazzino fiscale dello Stato prevede crediti in gran parte inesigibili di 1.000 miliardi. Cioè, sai, quei, io leggevo i fumetti da piccolino, c'era quello che firmava gli assegni da 1.000 mila. Ecco, milione. Lo Stato italiano attenderebbe di incassare 1.000 miliardi. Mille miliardi. Beh, allora possiamo spendere. Problema. Questi 1.000 miliardi, falliti, defunti, scomparsi, espatriati, pim pum pam, il monte esigibile fai che non sia più del 20%, quindi 800 miliardi sono iscritti a bilancio ma sono una buffonata. Facciamo che tu possa pensare di recuperare 200 miliardi, in questa situazione economica, l'inflazione, le bollette, la guerra, il Covid, il caro materie prime, il caro energia. Tu pensi realmente di poter riscuotere 200 miliardi di cartelle che stanno arrivando adesso del 2016 o del 2017? No. Cosa fa un paese serio? Un paese che viene amministrato come una famiglia, come un negozio, come questa libreria. 200 miliardi, se io vado alle buste verdi dell'Agenzia delle Entrate e comincio a pignorare le macchine, a pignorare i conti correnti, a rovinare la vita delle persone, non solo non incasso quei 200 miliardi, ma non incasso più manco le tasse che questi mi vanno a pagare. Non sarebbe più serio una grande operazione di giustizia, di trasparenza, di chiusura, saldo e stralcio, pace fiscale, mi dai il 20% di quello che mi dovresti dare, lo Stato incassa 40 miliardi e tu torni a vivere, a pagare le tasse come un cittadino normale. Invece di tenere a bilancio soldi che non vedrò mai, porto a casa quello che riesco. Ma questo vale anche per tutti i contanti che sono inutilizzati. Posso dirti che secondo me l'evasione fiscale non si combatte mettendo il bancomat anche per andare in bagno. In un paese civile, se io vado nella mia banca a prelevare dei miei soldi sul mio conto corrente, lo Stato non ha nessun diritto di chiedermi a che cosa ti servono quei soldi. Sono miei soldi, li posso spendere dove voglio, come voglio e quanto voglio. Chiarissimo. C'è un altro tema che è rimasto un po' in sordina in questo ultimo periodo, ne parlavamo prima con i professori, perché noi tutti, anch'io sono andato, non mi ricordo più neanche quanto tempo fa, ma tanto tempo fa, siamo andati a votare per un referendum che doveva dare l'autonomia alle regioni. E poi che fine ha fatto? E può tornare fuori questo progetto, visto che l'abbiamo votato? No, non è che può tornare fuori, è un dovere che nel famoso primo Consiglio dei Ministri, visto che costa zero ed è previsto dalla Costituzione, hanno votato milioni di persone, un vento in Lombardia. Il bello è che in tutta Italia, grazie alla Lega che prima di altri parlò di autonomia, di federalismo, di autogoverno e di valorizzazione dei territori, adesso l'autonomia
serve in Puglia, serve in Abruzzo, non serve solo in provincia di Pordenone, perché autonomia non significa portare via qualcosa a qualcuno, significa che sia a Milano o a Bari o a Salerno riesci a fare a livello regionale meglio qualcosa che lo Stato oggi fa spendendo 10 e tu per offrire lo stesso servizio spendi 9, l'uno che risparmi lo usi per i tuoi cittadini. Fai una scuola in più, fai un asilo nido in più, fai una casa di riposo in più, abbassi le tasse. Quindi non è che prendi i soldi di quello di Campobasso o di quello di Cuneo. No, semplicemente se a Campobasso, a Cuneo, la regione, quelle tre competenze, 4, 5, 2, 16, è tutto normato dalla Costituzione, uno a livello locale, perché lo Stato non può arrivare dappertutto e fare bene tutto. Io sono per la sussidiarietà, con presenza di pubblico e di privato. Lo Stato deve garantire alcuni servizi, ma non può arrivare ovunque. Se qualcuno, come la sinistra dice, chiudesse con bacchetta magica domani tutte le scuole paritarie, salterebbe per aria l'intero sistema educativo e formativo italiano. Cara grazia che soprattutto nei paesi ci sono le scuole paritarie, le scuole materne, le scuole elementari, perché altrimenti ci sarebbero milioni di bimbi senza diritti. Quindi l'autonomia, primo consiglio dei ministri, decreti sicurezza, costo zero, controllo i confini. Applicazione dell'autonomia, legge quadro sull'autonomia delle regioni che non ne hanno fatto richiesta. Costo zero, anzi, no, è un risparmio per lo Stato, è un diritto. Vedo che a sinistra prima dicono sì e poi dicono ni. Come Lega abbiamo chiesto a tutti gli amici di centrodestra di firmare l'impegno nel programma, perché scritta manent. Vedo in questi giorni qualcuno, però forse non è una priorità per la Lega. La valorizzazione dei territori è una priorità. Chi sceglie la Lega sceglie l'autonomia, punto. Su questo non c'è dubbio alcuno. Lo stesso presidente Mattarella nel suo discorso di reinsediamento ha parlato dell'autonomia, quindi ripeto, è un percorso virtuoso, è una competizione a migliorare che fa bene soprattutto al sud, perché ripeto, ero in Sicilia stamattina, in Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, in tutta Italia 36, in Germania 96, in Sicilia sapete quanti ce ne sono? Zero, zero. E c'è l'emergenza rifiuti, e i siciliani pagano la Tari e mandano la monnezza sulle navi o al nord o in Germania, in Olanda, in Austria, e arricchiscono quei paesi. Ecco, non è possibile, l'emergenza rifiuti evidentemente conviene a qualcuno per il trasporto di quei rifiuti, non conviene sicuramente ai siciliani. Quindi chi sceglie la Lega sceglie il futuro e il coraggio di dire certe cose, perché magari converrebbe non dirle, però siccome io sono fatto così preferisco dirle prima, perché chi ci vota sa che cosa vota e non vedo l'ora che arrivi questo benedetto 25 settembre, perché poi per 5 anni chiacchiere zero e lavoro tanto in giro, ecco, per Milano, in giro per l'Italia. A proposito di questo, so che il tema non la passione, anzi le fa venire l'orticaria solo cos'è? Citarlo. Però farei torto non tanto al pubblico ma ai colleghi presenti se non le chiedessi in maniera così, usando un eufemismo, una delle domande che si fanno dice: ma andrete d'accordo voi tre al governo? Certo, hai fatto della domanda, ho dato la risposta. Abbiamo firmato un programma insieme, sì. Ovviamente proveniamo da culture diverse, abbiamo tradizioni diverse, però mettiamo l'Italia davanti a tutto il resto e devo dire che con Silvio e con Giorgia provano a farci litigare tutti i giorni, non ci riescono e non ci riusciranno almeno per i prossimi 10 anni, promesso. Questa è una buona notizia. E l'altra, per chiudere, stando sulla politica, che so che non la passione, no, temevo mi chiedessi della bicamerale. No, rifiuto di rispondere alla bicamerale. Fino a lì non oso. No, l'altra domanda che tutti si fanno, credo anche i presenti, è: ma li faranno governare? Cioè, temete che succederà quello che è già successo in passato, è stato provato di fare, cioè quello di impedire al centrodestra di governare? No, io penso che gli italiani chiedano qualche anno di serietà, di tranquillità, di stabilità. C'è enorme preoccupazione, direttore. Noi se siamo qua e che non ci sta più la gente qua dentro un sabato pomeriggio, fa anche caldino,
però bene, invece di andare in palestra andiamo in libreria, più o meno il risultato è lo stesso. Se siamo qua evidentemente c'è un idem sentire, c'è una voglia. Fuori da qua in galleria, stando ai dati, 4 persone su 10 o se ne fregano o non votano. Io penso che da qui al 25 ci sarà tanta gente che si appassiona, che si informa, che partecipa, quindi il risultato del centrodestra e della Lega in particolare sarà un grande risultato. E poi mi toglierò qualche sassolino dalle scarpe. Oggi leggevo il Corriere della Sera, al di là di Salvini che è brutto e cattivo, quello che mi ha colpito è ingrassato. Ma no, ma perché? Non sto mangiando il risotto con l'os bus da 2 mesi, ho perso 6 kg, ingrassato no, accidenti, adesso querelerò il Corriere della Sera. Ditemi che sono razzista, sono fascista, sono sovranista, è il cugino di Putin, eh? Ma ingrassato non si può leggere, un po' di precisione, buon Dio, colleghi giornalisti. Ma i giornalisti sono fatti così. No, un sorriso ci sta, sicuramente c'è qualcuno che proverà, avete visto i mercati, la speculazione, lo spread, i BTP, pim pum pam, no, abbiamo una squadra, abbiamo donne, abbiamo uomini, abbiamo voglia, abbiamo idee, abbiamo quel tanto di sana follia e di coraggio civile che serve. Io venerdì prossimo torno a processo, direttore, a Palermo, è un paese strano, 30 secondi di piccola storia triste, c'è una nave, non è una fiaba, io vado a processo venerdì a Palermo e rischio 15 anni di carcere se mi condannano, c'è una nave spagnola, bandiera spagnola, equipaggio spagnolo che raccoglie i migrati in acque libiche, arriva la motovedetta libica, questi scappano e non vanno in Libia, possono andare in Tunisia, non vanno in Tunisia, girovagano per il Mediterraneo, poi raccolgono altri migrati in acque maltesi, chiama Malta, portameli giù un po', no, o tutti o nessuno, e allora no, me ne vado da Malta, e continua a gironzolare, si avvicina alle acque italiane, ci sono i decreti di sicurezza, amico mio, sei una nave spagnola, hai detto di no a Tizio Caio Sempronio, da me non entri. Pim pum pam, ricorso al TAR, io chiamo la Spagna. Scusate, c'è una vostra nave che gira per il Mediterraneo, che se ne frega delle leggi, dei divieti, dei regolamenti, li prendete? Risposta della Spagna, sì. La Spagna indica alla nave spagnola un porto. Il comandante dice, non vengo, è troppo lontano. La Spagna richiama e dice, ti do un altro porto più vicino. Il comandante dice, no, non mi interessa, io voglio andare in Italia. Allora l'Italia dice, mettendosi d'accordo con la Spagna, ti do una nave militare italiana, metti i clandestini sulla nave militare italiana e siamo noi che li portiamo in Spagna. Intanto la Spagna dice, ti mando una nave militare mia, così ci pensiamo noi. No, e questo a tutti i costi, di riffa di raffa, sbarca a Lampedusa. Risultato, a processo non ci va il comandante, ma ci va il ministro dell'interno. No. Mi fa piacere per l'applauso, lo porterò al procuratore capo venerdì a Palermo, essendo l'affetto della libreria di Rizzoli in galleria, però per dire, se uno è convinto, senatore, c'è la spiegazione nell'inchiesta Palamara, c'è la famosa intercettazione in cui un magistrato chiama Palamara, all'epoca capo del sistema giudiziario, e gli dice, ma perché facciamo ste cazzate con Salvini, ma smettiamola. E Palamara gli dice, sì, c'hai ragione, ma dobbiamo farle. La risposta è lì, andavano fatte, non è che erano. Vabbè, magari qualcuno, siccome da ministro qualcuno mi consigliava prudenza, ma anche qualche amico, lo dico qua, non faccio nomi, qualcuno mi diceva, Matteo, va bene la Lega, va bene la patria, va bene l'onore, va bene la difesa dei confini, va bene la parola data, però occhio, perché poi a processo ci vai tu, non ci vanno gli altri, e avrei potuto fermarmi, avrei potuto dire come una lamorgese qualunque, vabbè, faccio finta di niente, mi giro dall'altra parte, non sono fatto così. Chi sceglie la Lega fa una scelta di vita, se io do una parola, per me quella parola vale più di tutto e più di tutti, siamo fatti così. Bene, senta, senatore, mi dicono che è arrivata l'ora di liberare la sala, anche se prima gli autori qui sul palco firmeranno, sono disponibili a firmare i libri. Io lascio a lei l'onere e l'onore di salutare questa
questa gente che sabato pomeriggio no, posso dire grazie ad Alessandro Sallusti che anche lui ha dedicato un sabato pomeriggio. E poi grazie a voi, no, non sono qua a far comizi, c'è un libro interessante che potrà essere strumento di lavoro nei prossimi mesi, vi chiedo in questi 15 giorni di parlare alle teste ma soprattutto ai cuori dei milanesi dormienti, frustrati, arrabbiati, depressi, incazzati, astenuti. Sto giro c'è in ballo il futuro del nostro paese per i prossimi anni, quindi se ciascuno di voi porta in università, in ospedali, in negozio, in azienda, in fabbrica, in posta, quello che ci siamo detti in questa oretta, questo sabato pomeriggio, io penso che avremo un risultato straordinario, poi ci vediamo in Rizzoli prima della fine dell'anno a fare un altro incontro aggiungendo un capitoletto su quello che già stiamo facendo, perché Milano è la patria del fare, quindi è giusto ragionare, è giusto prospettare, è giusto avere lo sguardo rivolto verso il futuro, però io ringrazio il buon Dio perché nascere all'ospedale San Carlo Borromeo di Milano il 9 marzo 1973 è stato per me un grandissimo regalo e per me Milano è e sempre sarà la città più bella del mondo. C'è poco da fare. Grazie senatore. Per cortesia, una fila ordinata da questo lato per il tema.